Buona domenica a tutti, buona domenica a tutti. Vediamo la zuppa di oggi velocemente di 16 dicembre. Allora, la notizia forse oggi di giornata è ancora quella che riguarda l'economia, perché si cerca un accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega per soddisfare le richieste di Bruxelles. Sembra un altro mondo quello del passato, in cui si diceva che l'Europa deve stare zitta e loro stessi ci avevano raccontato che in realtà sarebbe cambiata la Commissione europea e quindi questa infrazione non sarebbe mai nata. E sembra un altro mondo che questa forza dell'Italia e non aveva nessun alleato. Oggi infatti un alleato c'è. Buongiorno a Simona, che vedo che si collega ora, e anche a Sergio. Un alleato oggi c'è, lo nota Lesina sul Corriere della Sera, che è quella Francia che commette gli stessi errori che sta commettendo l'Italia. Loro devono pescare 10 miliardi in più per fare manovre a UG, Giorgio, manovre diciamo che possono soddisfare la protesta dei gilet gialli, che ieri sembra essere un po' scemata secondo le cronache di tutti i giornali italiani. L'Italia invece ha trovato 6 miliardi e mezzo per ridurre il deficit dal 2,4 allo 2,0%. Tra oggi e domani, quindi, si dovrebbe chiudere questa partita con l'Europa, anche se Federica, ciao, buongiorno Federica. La partita con l'Europa si dovrebbe chiudere incredibilmente proprio mentre l'Italia dovrebbe sembrare un pochino più forte. Però ci sono tre temi su cui si deve chiudere la partita. La ecotassa, la tassa sulla panda. Il Sole 24 Ore oggi dice che la Lega quella tassa non la vuole proprio, e quindi per avere gli incentivi sulle macchine ibride, cioè le macchine un po' elettriche, un po' a benza, e i grillini devono trovare 300 milioni, cosa che la Lega non vuole fare, cioè non vuole aumentare le tasse per trovare questi 300 milioni che servono per trovare appunto gli incentivi sulle macchine verdi. Seconda questione, il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, come si sa, partirà più tardi, quindi costerà di meno. Il reddito di cittadinanza sarà per persone che dimostrano di essere davvero indigenti. Insomma, si cerca di ridurre questo reddito di cittadinanza, ma qui c'è la polemica. La polemica è rispetto a quello che ha detto ieri Giorgetti, cioè che il reddito di cittadinanza è proprio quello che non piace agli alla Lega, cioè sostanzialmente aiutare le persone a stare sul divano a non fare nulla. È ovvio che Di Maio e gli altri hanno sempre detto il contrario, e oggi il fact checking, così lo chiama il fake quotidiano, il giornale dello strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, ci spiega che il reddito di cittadinanza andrebbe soprattutto al nord, cioè in Lombardia, e che non è vero che il lavoro nero sia soltanto al sud. Favolosa questa idea per la quale il Fatto Quotidiano va là e colpisce con gli stessi argomenti il Movimento 5 Stelle, né più né meno, quando il Movimento 5 Stelle dà il via. Indipendenti, fanno tutto quello che vogliono, ma è esattamente l'argomento che diceva Di Maio a me lunedì scorso riguardo alla Lombardia come terzo paese in cui si arriverebbe al reddito di cittadinanza. Ma io mi chiedo, come fa il fake quotidiano a sapere dove va il reddito di cittadinanza quando nessuno di noi sa come verrà composto questo reddito di cittadinanza? Non sappiamo chi lo prende, non lo sappiamo quale sarà l'ISEE, non sappiamo se con la prima casa o la seconda casa lo prendi, non sappiamo quali saranno i criteri con i quali verrà tolto il reddito di cittadinanza, non sappiamo tutte quante le tecnicalità del reddito di cittadinanza, ma loro sanno che il terza regione che avrà il reddito di cittadinanza sarà la Lombardia. Forse loro ascoltano soltanto quello che dice la persona interessata al reddito di cittadinanza, che si chiama Di Maio, cioè il ministro che lo vuole, e questo per loro è il fact checking. Nel frattempo, il terzo elemento è quello delle pensioni. C'è un'intervista a Durigon oggi sul Messaggero, che è il sottosegretario leghista a quota 100, che dice che in tre anni, sostanzialmente, dice lui, uno andrà in pensione e un giovane entrerà al lavoro. Beato lui che crede a questa follia per la quale un pensionato equivale a un nuovo lavoratore. È evidente per tutti quanti gli economisti, anche le persone normali, che purtroppo questo criterio non ci sarà. Soprattutto, buongiorno Gerardo, soprattutto in un momento in cui l'economia non sta tirando e quindi le imprese forse ne approfitteranno a mandare qualcuno in pensione, ma non necessariamente sostituiranno uno a uno pensionato e nuovo lavoratore. Nonostante gli diano gli incentivi di cui racconta Durigon, a me mi possono pure dare gli incentivi, cioè farmi spendere di meno per assumere una persona, ma se non ho il mercato, come faccio a prendere quella persona? Ci arriva anche Babbo Natale a capire che purtroppo se non c'ho i clienti non c'ho le assunzioni. Il problema è avere clienti, ma comunque vabbè, sarà così. Sull'ecotassa vi ho detto abbastanza tutto. Molto bello in termini di economia tutta questa vicenda tra deficit, deficit strutturale. Ecco, io mi chiedo, e ho studiato economia, leggo di economia, rompo le balle a voi con questa zuppa da qualche anno, ma tutti quanti voi sapete cos'è il deficit strutturale? I giornali lo danno per acquisito, cioè noi ci hanno spiegato che il deficit italiano era il 2,4 e sarà il 2,04, e adesso scopriamo il deficit strutturale.
Ma io dico, fai scambio ospite a Matrix, d'ora in poi, vabbè, adesso non l'ho letto. Insomma, tutti quanti diamo noi giornalisti per acquisito che si sappia cos'è il deficit strutturale, cioè quel deficit che c'è, la differenza tra le entrate e le spese, non calcolando sostanzialmente la discesa della crisi, della produzione e dell'economia. Quindi una cosa complicatissima sto deficit strutturale, cioè un deficit diverso dal deficit di cui noi parliamo, perché è depurato dall'andamento alto e basso dell'economia. Insomma, ve l'ho spiegata neanche troppo bene, però vi fa capire come tutti i giornali si attacchino e l'Europa si attacchi a queste regolette che sono di difficile comprensione se non per quattro addetti ai lavori. Tra l'altro, chissà quanto valgono nella vita reale queste cose, cioè ci possiamo incaprettare i 3,5 miliardi che adesso dobbiamo trovare per il deficit strutturale, mentre la Francia, che ci aveva i gilet gialli che sparavano e morivano, beh, insomma, gli ha dato 10 miliardi. Ah, ma loro hanno un debito inferiore al nostro. È verissimo, sotto al 100% del PIL il loro, 130% è nostro. Il nostro cresce e loro no. C'è un piccolo dettaglio, che l'Europa prevede che chiunque abbia un debito sopra il 60% debba ridurlo, quindi la Francia pure, dal punto di vista legale. Tra l'altro, oggi voglio notare con voi come tutti i giornali abbiano messo, riguardo ai gilet gialli, tre donne col seno scoperto e il cappuccio rosso, le tre Marianne, in prima pagina. Ed è la potenza della comunicazione, l'incapacità che noi abbiamo di guardare le cose se non quello che è scritto proprio su tutti i muri, direbbe Jovanotti, come se è la cosa sulla quale noi abbocchiamo. Mettiamo tre donne a seno nudo, tra l'altro non belle, mettiamo tre cappuccetti rossi, beh, quella diventa la foto virale. È fantastico come a tavolino si studino queste robe qua e come l'ineluttabilità della viralità riguarda anche i giornali e non soltanto i social media. Una questione riguardo alla viralità dei giornali è quella che notano oggi molto bene, secondo me, Giovanni Sallusti, nipote di Alessandro Sallusti sul Libero, e grandissimo giornalista, io li stimo molto, giovane ma bravo, e Maurizio Belpietro, e cioè come i giornali italiani stanno strumentalizzando in maniera orribile la morte di Antonio, il redattore della radio europea, per cui è diventato una specie di eroe, cosa che anche ieri diceva Sallusti, secondo me l'altro Sallusti, il vecchio Sallusti, sul giornale, perché lo stanno tirando per la giacchetta sul suo europeismo, e dice giustamente Belpietro, con un titolo che io non avevo in testa ma che oggi ho capito perfettamente sulla verità: ragazzi, non è stato ucciso dai sovranisti europei questo povero ragazzo, ma da un terrorista inneggiando l'Islam, Allah Akbar. Allora sembra, nel racconto che stiamo facendo di questo giovane Erasmus, campione dell'Erasmus, eroe dell'Europa, cosa che probabilmente sarà pure, sembra che sia la vittima del sovranismo europeo e non di un terrorista islamico, cosa che forse non tanto stiamo raccontando sui giornali. Un terrorista islamico per l'ennesima volta uccide in Europa, non i sovranisti, alla Bannon, alla Salvini, chiaro? E questo tipo di ragionamento oggi lo tirano fuori i due giornalisti, anche se è molto difficile con un morto parlare ovviamente di questioni che lo riguardano. Fantastico oggi Repubblica, e non solo, che tira fuori il dossier del Partito Democratico, quindi un dossier di un partito interessato riguardo alla analisi costi e benefici della TAV, cioè la Torino-Lione. La facciamo o non la facciamo? Facciamo l'analisi costi e benefici, dice Toninelli. Chi sono i sei componenti di questa analisi costi e benefici presieduta da Ponti? Sono tutti amici di Ponti, colleghi, soci, successori alla sua cattedra al Politecnico di Milano, tutti che negli ultimi anni hanno firmato o l'appello di Legambiente contro la TAV o hanno detto che la TAV non serviva a nulla, cioè 5 su 6, perché uno è ereditato dalla passata gestione del Ministero, sono tutti contro la TAV. Io la trovo stupenda, cioè quelli che devono essere super partes per giudicare la TAV, secondo il dossier del PD, sono tutti col bello stampino no TAV, cioè professori che hanno sempre detto che non vogliono la TAV. Chapeau! Bravi, complimenti, questo è lì, voglio dire, come possiamo dire, la presa per i fondelli che si fa dell'italiano. Mettiamo una commissione di indipendenti, che indipendenti non sono perché sono tutti legali tra di loro, che la pensano tutti nella stessa maniera, che ci dicono quello che vogliamo noi, e cioè che la TAV non si deve fare. Molto interessante oggi l'intervista di Salini a proposito di costruzioni, l'amministratore delegato e il, diciamo, di Salini in pregiro, una delle più grandi ditte di costruzioni italiane, che dice: il ponte Morandi si può fare in un anno, lo dobbiamo a
a questo paese, noi ci siamo, in questo paese bisogna assolutamente dare una svolta sulle costruzioni, sulle infrastrutture, se no non arriviamo da nessuna parte. Se volete su Repubblica vi potete leggere tutta l'intervista che comunque ha questo succo. Beh, insomma, la megalomania di Conte, che ieri va dal Papa e dice noi due riformatori, cioè si mette sullo stesso livello del Papa, uno che fino a ieri faceva il professore universitario, bravo magari, ed è capitato di diventare Presidente del Consiglio, è l'argomento di presa per i fondelli che fa a Conte, e con questo suo incredibile paragone, devi rosicare, Porrino, Francesco Russo mi dice, non so di che cosa, ma oggi sono così di buon umore che non rosico di nulla, neanche dei cretini. Allora che cosa dice Mascheroni? Dice, ma insomma, proprio al Papa non ti, il riformatore come il Papa non direi. Invece Bisignani, sul Tempo di oggi, ci parla del fattore C, cioè di Conte e anche di Cairo, dotati, dice Bisignani, di un ego ipertrofico che li vuol far pensare di diventare presidenti del mondo, per il frattempo della Repubblica Italiana. Prodi e Alesina parlano delle differenze e anche delle cose che ci uniscono alla Francia. Molto interessante quello di Prodi, che mi sembra molto più un bravo notista politico e scrittore, oggi sul Messaggero e sul Mattino, di quanto lo sia come politico, oppure come dichiaratore, perché c'ha questo suo gergo insopportabile. E quello che dice oggi Prodi è mettere in fila tutte quelle cose che uniscono il Movimento 5 Stelle ai gilet gialli, dall'O odio per la scienza, all'insopportabile atteggiamento nei confronti dei media tradizionali, all'antipatia nei confronti delle grandi imprese private, alla voglia di statalizzare, di nazionalizzare, rendere pubblico il sistema. Insomma, ci sono tante linee comuni tra i gilet gialli e il Movimento 5 Stelle, però messe una in fila all'altra, come ha fatto Prodi oggi sul Messaggero, è una roba piuttosto interessante. Direi che per oggi è tutto, trovo fantastico, a proposito del governo, ricordo oggi c'è un incidente con un Flixbus e ne parleremo tutt'oggi, però veramente trovo fantastico, oggi c'è un tweet di uno che fa uno sconosciuto che dice ho votato 5 Stelle, faccio il coming out, ora ve lo dico, ho votato 5 Stelle, sono un cretino perché questi sono anche un po' dei fascisti. Questo tweet suo ha avuto, non so, 4.000-5.000 persone che l'hanno condiviso, è diventato un mito. Questo, il fatto che uno sconosciuto faccia un coming out e dica che ha sbagliato a votare per un partito e che quel partito è un partito di fascisti e che tutto questo abbia un seguito così grande sulla rete, ci può stare, ma che i giornaloni e i siti lo riprendano come lo stanno riprendendo ora, già dà il senso della cattiva fede di questi signori. Pari, e qua chiudo, a quella del Fatto, che ci racconta, la devo leggere perché sembra, vi ricordate quella filastrocca? Insomma, la filastrocca da bambini, brusca, cioè quello della strage di Capaci, ha svelato che nel 95 Messina Denaro, quindi brusca svela che nel 95, 20 anni fa, Messina Denaro gli aveva raccontato che Graviano, quindi brusca, Messina Denaro gli dice che Graviano gli aveva detto, un altro mafioso, che aveva incontrato Berlusconi e che aveva un orologio, eccolo qua, un orologio, ve lo faccio vedere, da 500 milioni. Lo vedete questo orologio? Da 500 milioni. Si ricordava di questo orologio da 500 milioni. Allora, brusca, svela che nel 95 Messina Denaro gli aveva raccontato che Graviano aveva visto Berlusconi con un orologio da 500 milioni. Allora ragazzi, vale tutto ed è l'apertura del Fatto Quotidiano, del Fake Today. Beh, io la trovo una roba per cui dai la dimensione per la quale oggi veramente uno pensa, vabbè, per fortuna che c'è la zuppa di porro, sono megalomane come Conte e come Cairo. Bene, a tutti quanti voi una buona domenica, ci vediamo domani con, come si chiama, con Quarta Repubblica. Mi piace molto quando parli in modo obiettivo, ma io non parlo mai in modo obiettivo, io sono sempre di parte. Di Matteo ci crederà, bravo Sergio, perché non è tanto Di Matteo il PM a cui l'ha detto, ma è Lovoi. Io non so se il procuratore Lovoi alla fine ci chiederà. Son notizie, dice Roberta, ciao Mauro, buongiorno anche a te. Ancora non c'era eBay, non so per che cosa ha riferito, il fallimento dell'Italia, sono gli italiani, no, non sono così drammatici, ovviamente, che memoria mafiosa, perfetto, dal 95, Brusca, Graviano, Messina Denaro, l'orologio a 500 milioni, per fortuna che sono tutti esperti di Sotheby's, ciao!